La sua storia aveva fatto sorridere, ma in modo amaro. Luca Piergiovanni, docente aretino da anni emigrato in Lombardia per lavoro, era stato nominato professore dell'anno, ma subito dopo di fatto era stato licenziato per mano di quella riforma che porta il nome del ministro che lo aveva premiato. È nell'Italia dei paradossi che si inserisce questa incredibile vicenda. Ora Luca almeno un riconoscimento concreto l'ha avuto, arriva dall'America e da Roger Schenck, docente di informatica e psicologia, grande esperto di intelligenza artificiale, lo ha contattato per offrirgli un lavoro negli States. Schenck ha realizzato in Florida alcuni centri di apprendimento per bambini dai 6 agli 11 anni in cui si sperimentano metodi di insegnamento interattivi. A Piergiovanni è stato in sostanza chiesto di esportare le tecniche didattiche che utilizzano le nuove tecnologie, come la piattaforma ideata dal professor aretino attraverso la quale vengono pubblicate in podcast le interviste realizzate dai ragazzi delle scuole medie a esperti internazionali di educazione. Florida e Chicago, si trovano questi centri di apprendimento e io sto elaborando dei progetti per questi bambini che vanno dai 6 agli 11 anni che poi gli insegnanti là dovranno provare sul campo e sperimentare con il mio tutoraggio che sarà al momento online, insomma poi con i mezzi che ci sono oggi si può fare, ecco. E la cattedra ce l'avrai a settembre? Tra settembre è una grande incognita perché ancora non sono neppure usciti i calendari delle convocazioni, si sa le disponibilità di cattedre sono la metà di quelle dello scorso anno, a questo punto spero in uno spezzone orario e magari compenserò lo stipendio che vi devo dire con il lavoro che farò per questo grande guru dell'educazione americana.